Buongiorno a tutti. Anche questo passaparola è stato registrato il 1° agosto perché mentre vi sto parlando spero di essere ancora in vacanza. Parliamo della nuova Tangentopoli, che coinvolge tutti i partiti, centrodestra, e questo lo diamo quasi per scontato, anche se non è corretto darlo per scontato perché altrimenti si finisce per indignarsi soltanto per le tangenti del centro-sinistra. Ci sono tangenti di centrodestra molto più gravi di quelle del centro-sinistra, ma ci sono tangenti del centro-sinistra molto gravi, non fosse altro che per il fatto, al di là del merito delle vicende, che autorizzano il centrodestra a dire non c'è ricambio perché chi potrebbe venire dopo è come noi. E quindi questa nemesi che colpisce il centro-sinistra, che sperava di raccattare il potere senza sforzo nel momento in cui Berlusconi sembrava finito e bollito, in realtà sta colpendo a doppio taglio sia la sinistra radicale di Vendola con il caso tedesco, sia il Partito Democratico, anch'esso coinvolto nel caso tedesco, e poi soprattutto nel caso Penati. Intanto la Procura, oltre a quella di Monza, c'è anche la Procura di Milano che sta indagando e pare che ci siano imprenditori e professionisti, architetti pentiti, che stanno parlando davanti ai magistrati del nuovo sistema di Tangentopoli che si è ricostituito e che è molto simile a quello, molto più simile a quello del 92, scoperto nel 92-93, di quello che si pensasse. Perché è vero che, come dice Di Pietro, la tangente si è ingegnerizzata, ma è anche vero che ci sono pure storie di versamenti, estero su estero, e storie di valigette di denaro contante. Perché nemesi? Perché bastava la legge che risolve il conflitto di interessi per mettere al riparo i certi esponenti del centro-sinistra da tentazioni che poi diventano corruzioni. Basta togliere il topo dal formaggio per ridurre sensibilmente e drasticamente la corruzione. Nel conflitto di interessi, invece, chi ci guadagna in proprio si accontenta del suo guadagno di controllore e controllato insieme. Chi invece non ci guadagna in proprio, ma viene utilizzato come topo nel formaggio per portare il formaggio anche a terzi, poi a sua volta si fa dare un po' di formaggio per sé. Ed ecco la corruzione, oltre al conflitto di interessi, che è il punto di partenza. Mi spiego con due esempi. Nel 2006 Nicky Vendola vince le elezioni, prima le primarie e poi le elezioni, diventando governatore eletto direttamente dal popolo pugliese della sua regione. E formando la sua giunta sceglie come ministro, come assessore alla sanità, Alberto Tedesco. Alberto Tedesco ha due figli e una moglie che sono titolari di due, in certi periodi addirittura tre, aziende che producono protesi sanitarie o apparecchiature medicali. Chi sono i clienti di queste aziende? Le ASL, oltre alle cliniche private convenzionate con le ASL. Insomma, stiamo parlando di aziende che forniscono le aziende regionali sanitarie che ricadono sotto il controllo e sotto la gestione dell'assessore alla sanità. La sanità è la prima voce di bilancio di ogni regione. Ogni anno spendiamo 105 miliardi di bilancio sanitario, una spesa che andrebbe controllata, come faceva Padoa-Schioppa, che aveva iniziato ad aprire i libri bianchi per vedere dove vanno tutti quei soldi e poter decidere dove tagliare oculatamente, chirurgicamente. Quella buona abitudine è stata immediatamente abbandonata da Tremonti e quindi la spesa sanitaria è tornata ad impazzare, oppure è stata segata dai tagli orizzontali che finiscono per segare servizi utili per il cittadino nel settore sanitario. Chi è l'unico che non dovrebbe diventare assessore regionale alla sanità? Uno la cui famiglia ha delle aziende fornitrici della sanità regionale. Perché? Perché è un conflitto di interessi clamoroso. E invece Vendola sceglie proprio Alberto Tedesco come assessore regionale alla sanità. Tedesco, in una trasmissione
sul sito ilfattoquotidiano.it dove ero presente, a mia domanda ha raccontato che Vendola gli telefonò a mezzanotte la sera prima di presentare la giunta e gli disse: tu devi fare l'assessore regionale alla sanità. Tedesco era all'epoca rappresentante di un piccolo partito che aveva due consiglieri regionali su 70, quindi non aveva alcuna aspettativa, alcuna speranza di poter ottenere un incarico che è il più importante incarico in regione dopo il governatore. Fu scelto lui e fu scelto alla sanità. Si sa che era molto amico di D'Alema, Vendola ha sempre fatto sapere che il nome di Tedesco era stato caldeggiato da D'Alema, ma la responsabilità della scelta ricade comunque sul governatore eletto dal popolo, quindi la responsabilità è di Vendola, che ha fatto molto male ad assecondare i desideri di D'Alema, se quelli erano i desideri di D'Alema. Tedesco ha raccontato di aver fatto presente il suo conflitto di interessi e di aver detto: Nichi, non mi mettere in imbarazzo, ho i miei figli che hanno queste aziende nel settore sanitario, mettimi in un altro posto. Vendola gli ha detto: no, la risolviamo noi, e poi non l'hanno risolta perché come fai a risolverla? O la famiglia di Tedesco vende le aziende e non le ha vendute, o Tedesco non fa l'assessore regionale alla sanità, altrimenti il conflitto di interessi non si sana. Vendola ha fatto finta di niente e ha lasciato che le cose andassero avanti, finché Tedesco, 2 anni dopo, è stato indagato per corruzione, concussione, turbativa d'asta, accusato di avere favorito aziende familiari, fra l'altro che secondo la procura, Tedesco lo contesta, avrebbero aumentato di molto il loro fatturato dal momento in cui Tedesco era diventato la volpe alla guardia del pollaio, in cui c'erano tra le galline i suoi figli, le aziende dei suoi figli. Indagato, si dimette. Buono, ottimo. Ma nello stesso tempo viene mandato in Senato. Da chi? Dal PD. Nel frattempo era da quel piccolo partito socialista che rappresentava, era entrato nel PD. E il PD lo manda in Parlamento con tutta l'aria di volergli garantire un salvacondotto, perché Tedesco rischiava l'arresto. Allora che cosa fanno? Prendono un parlamentare, un senatore, De Castro, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Italiani Europei di D'Alema, e lo fanno eleggere al Parlamento Europeo. Si libera il posto in Senato, chi è il primo dei non eletti? Tedesco, che quindi, senza nemmeno passare di nuovo dalle urne, ascende alla carica di senatore, con immunità parlamentare. Nel frattempo i magistrati completano l'inchiesta, molto lentamente devo dire, e chiedono il suo arresto, anche perché sostengono che la sua veste di parlamentare gli consente di inquinare meglio le prove, evidentemente intimidendo testimoni o cose del genere con la sua carica di senatore. Giusto o sbagliato che sia il mandato di cattura, non importa, il GIP lo decide, lo decreta. Tedesco va arrestato. Il riesame poi tramuta la richiesta di autorizzazione all'arresto è una richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari. Nel frattempo il Parlamento perde tempo e quando si vota, lo stesso giorno in cui si è votato a favore dell'arresto di Papa, il Senato, a differenza della Camera su Papa, nega l'autorizzazione all'arresto di Tedesco, che rimane senatore, sebbene lui stesso avesse detto: autorizzate il mio arresto. Quindi abbiamo un senatore che è in Senato, che aveva chiesto il proprio arresto, ma che non è stato accontentato, non riesce ad arrestare un senatore nemmeno quando lo chiede lui di essere arrestato. Che cosa dovrebbe fare Tedesco per essere arrestato, come aveva chiesto al Senato inutilmente? Dimettersi da senatore, perde l'immunità e viene immediatamente mandato agli arresti domiciliari. Lui ha già detto che non lo fa, si è dimesso dal PD. Colpa del PD che l'aveva portato lì. Colpa di Vendola che l'aveva scelto come assessore alla sanità. Se non fosse stato messo il topo nel formaggio, il topo non avrebbe mangiato il formaggio, o meglio, non sarebbe stato accusato di avere mangiato il formaggio. Quindi anche i guai giudiziari di Tedesco rimontano alla scelta sbagliata di Vendola, di ignorare il suo conflitto di interessi, e la scelta sbagliata di Tedesco di non dire: se non mi metti un altro assessorato, io rinuncio all'assessorato alla sanità. Errore di Tedesco, errore di Vendola, errore del PD. Dimostrazione di menefreghismo totale del conflitto di interessi. Dimostrazione che non hanno risolto il conflitto di interessi di Berlusconi, non perché se ne sono dimenticati o perché non ci sono riusciti, ma perché non gliene frega nulla del conflitto di interessi, perché anche loro obbediscono a questa Costituzione non scritta, che è appunto in Italia il conflitto di interessi, destra e sinistra, purtroppo.
Dopo che Tedesco ha detto, Vendola mi ha detto, fai l'assessore alla sanità e solo quello, e io gli ho detto, c'è un conflitto di interessi, mettimi in un'altra delega, e lui mi ha detto, no, fai l'assessore alla sanità, abbiamo chiesto noi del Fatto Quotidiano a Vendola di rispondere, ma Vendola ha detto, non rispondo. E quando un giornalista gliel'ha chiesto in un incontro pubblico ad Amalfi, Vendola ha risposto, di tedesco non parlo, parliamo di milanese e di Tremonti, come se lui c'entrasse qualcosa. È comodo parlare degli scandali degli altri, invece dovresti parlare di uno scandalo che nasce da una tua scelta errata. Vendola non parla di tedesco, evidentemente perché è un erbo scoperto, evidentemente perché dovrebbe spiegare come anche la cosiddetta sinistra radicale in questi anni se ne sia infischiata e abbia sguazzato nei conflitti di interessi. Dunque, a maggior ragione per il fatto che non risponde, Vendola non è il candidato giusto per succedere a Berlusconi e per cominciare finalmente una dura lotta ai conflitti di interessi che in Italia come nel mondo provocano terremoti finanziari e fanno costare di più le cose, i conflitti di interessi, fanno costare di più le cose. A quanto ammontano le tariffe dell'autostrada di Gavio? Legato mani e piedi al centro-sinistra? A quanto ammontano i costi delle opere pubbliche se poi quelli che le devono realizzare devono pagare soldi ai politici? I conflitti di interessi e la corruzione fanno esplodere la spesa pubblica e mandano in bancarotta i paesi. Purtroppo non è adatto a fare il candidato del centro-sinistra per succedere a Berlusconi, nemmeno Bersani. Gliel'abbiamo fatto presente quando è esploso lo scandalo Penati e lo scandalo Pronzato. In una precedente passaparola abbiamo parlato di D'Alema e della sua abilità diabolica nello scegliersi sempre collaboratori sbagliati, che poi finiscono regolarmente sotto inchiesta o addirittura in carcere. Abbiamo fatto delle domande anche a Bersani. Bersani non ha commesso reati, non risulta, io non lo penso. Ha però un concetto dei rapporti fra politica e affari che è nel pieno della cultura del conflitto di interessi. Quando era ministro delle attività produttive, anche se si chiamava in un altro modo, nel primo governo Prodi, lo dice lui stesso, si ritrova fra i consiglieri del ministero, e lo conferma, un certo Pronzato, Franco Pronzato. Dopodiché Bersani lascia il governo quando cade il governo Prodi, torna al governo nel 2001, sempre alle attività produttive che si chiamano finalmente così. Pronzato in quegli anni diventa il responsabile del PD, quando poi nasce il PD, quindi stiamo parlando di 2 anni dopo, del 2008, per il trasporto aereo, e contemporaneamente consigliere di amministrazione dell'ENAC, che è l'ente che controlla i voli, un ente pubblico. Possibile che un dirigente di partito con un incarico proprio nel settore dei voli faccia anche il consigliere di amministrazione in un'azienda pubblica che deve controllare i voli? Conflitto di interessi, il topo nel formaggio, anche in questo caso mangia il formaggio. E cosa succede? Lo arrestano poche settimane fa per una tangente. È accusato di aver preso una tangente da un'azienda di un certo Paganelli, che possiede aerei e che quindi è interessata a gestire delle rotte aeree, era interessata a gestire la rotta fra la Toscana e l'Isola d'Elba, quella che i toscani aspettano per evitare di dover prendere il traghetto ogni volta che devono andare all'Elba, poter prendere un aereo da Pisa o da Firenze. Per questa tratta si candida l'azienda di questo Paganelli e chiede un aiuto per avere questa tratta, per essere raccomandato presso l'ENAC. A chi si rivolge? A quello che procaccia i finanziamenti alla Fondazione Italiana Europea, il braccio destro di D'Alema, un certo Morichini, che è quello che ha venduto la seconda barca ad D'Alema, al quale poi D'Alema ha intestato anche la barca per un certo periodo. Morichini procura soldi, finanziamenti alla fondazione di D'Alema. Abbiamo scoperto da questa indagine perché i finanziatori di Italiani Europei restano tuttora segreti, per ragioni di privacy, dice D'Alema. Paganelli finanzia la fondazione Italiani Europei.
Paganelli offre dei passaggi aerei sui suoi aerei ad Alema. Paganelli gratis. Paganelli paga una tangente a questo Morichini della Fondazione Italiana Europea, amico di D'Alema, perché Pronzato gli dia una mano all'ENAC. Pronzato si spartisce la tangente con Morichini, si prendono 20.000 euro a testa. Pronzato viene arrestato e adesso ha chiesto di patteggiare la pena, quindi se non è una missione di colpa, diciamo che ci siamo capiti, se uno patteggia è perché ha qualcosa da nascondere, altrimenti perché patteggiare una pena detentiva? Se non fosse stato nominato all'ENAC quel dirigente di partito, ex consigliere di Bersani al ministero, non avrebbe potuto favorire nessuno all'ENAC e quindi nessuno gli avrebbe offerto tangenti e lui non avrebbe preso tangenti e il PD si sarebbe risparmiato uno scandalo. Ecco la nemesi. Ignorando il conflitto di interessi di Berlusconi, volevano proteggere i loro conflitti di interessi e adesso che speravano di raccattare il potere dalle mani di Berlusconi, si ritrovano inquisiti nei loro principali collaboratori e screditati, perché certamente chi ha fatto queste scelte dovrà pure risponderne. Esattamente come Bersani deve rispondere della scelta di Penati. Che nel 2008, nel 2000, scusate, e 9, quando Bersani diventa segretario del PD, Penati diventa capo della sua segreteria. Penati era stato trombato alle elezioni provinciali, non era stato riconfermato presidente della provincia di Milano e infatti è stato poi mandato al consiglio regionale. Ha perso le elezioni provinciali per la riconferma, ha perso le elezioni regionali contro Formigoni, faceva fino a una settimana o due fa il vicepresidente del Consiglio regionale perché è diventato comunque consigliere. Adesso si è dimesso perché è indagato per corruzione, concussione e altri gravissimi reati, accusato di aver preso, chiesto e preso tangenti per vari milioni di euro per sé e per il partito. E ci sono intercettazioni, ci sono bonifici, ci sono memoriali di imprenditori anche a lui vicinissimi che dicono che queste cose sono vere. Io non voglio sapere, per il momento lo stabiliranno i giudici, quali di queste tangenti sono vere, quali non sono vere, può darsi che siano vere tutte, può darsi che non sia vera nessuna, certamente è molto difficile che non sia vera nessuna perché i riscontri cominciano a essere numerosi e incrociati, ma lasciamo perdere l'aspetto penale che spetta ai giudici affrontare. Il problema è politico. Si poteva sapere che Penati aveva uno strano modo di rapportarsi agli affari? Sì, si poteva sapere. Si poteva sapere per quello che abbiamo detto nell'altro passaparola, perché indagando sullo scandalo della Milano-Serravalle che contrapponeva Albertini, sindaco di Milano, Brettacolli, presidente della provincia prima di Penati, e il gruppo Gavio, soci tutti dell'autostrada Milano-Genova, la famosa Serravalle, si era scoperto che in seguito alla Colli se n'era occupato in un certo modo anche Penati, penalmente non c'era nulla di rilevante, ma sicuramente si era scoperto che Penati aveva comprato una quota appartenente al gruppo privato di Marcellino Gavio, re delle autostrade, coi soldi dei milanesi, pagando quelle quote il triplo di quello che le aveva pagate Gavi un anno e mezzo prima. Gavi le aveva pagate poco meno di 3 euro ad azione. Penati le fece pagare ai milanesi quasi 9 euro ad azione. Così Gavi mise in tasca una plusvalenza di 176 milioni di euro, mica male, era l'estate del 2005, e subito dopo, nell'estate del 2005, investì 50 di quei milioni di plusvalenza per sostenere la scalata dell'Unipol alla Banca Nazionale del Lavoro, la scalata di Consorte che oggi è sotto processo perché era una scalata illegale, l'estate dei furbetti del quartierino, foraggiati da Gavio che aveva appena ottenuto dei soldi, grazie a Penati, i soldi dei cittadini milanesi, per un acquisto totalmente inutile e soprattutto sovracosto, anche se poi c'erano stati degli studi, diciamo, di audit che avevano avallato quel costo, ma certamente non potevano dire che la provincia di Milano
dovesse per forza accollarsi un altro 15% dell'autostrada Serravalle, visto che già controllava il 40% di quell'autostrada e non c'era alcun bisogno che salisse al 55%. Bene, tutto ciò dimostra che questa operazione tra Penati e Gavio già denotava un rapporto malato fra politica e impresa, anche perché Gavio è uno che i politici non dovrebbero toccare nemmeno con una canna da pesca, per un motivo molto semplice, l'abbiamo ricordato nel passaparola. E Gavio è stato, il suo braccio destro meglio, Bruno Binasco, è stato condannato per avere pagato un finanziamento illecito all'ex PDS tramite Greganti nella prima Tangentopoli. È un vecchio finanziatore del partito che poi ha cambiato nome. Insomma, fare un favore così a uno che ha finanziato il tuo partito non è una bella cosa. Il problema qual è? È che la scalata Unipol è stata sostenuta pubblicamente e privatamente nell'estate del 2005 da tutto il vertice di esse, D'Alema, Fassino, La Torre e anche Bersani. E anche Bersani ha uno strano rapporto, secondo me malato, tra politica e affari, perché nell'estate, nell'autunno del 2004, il governatore Fazio racconta che andarono a trovarlo a Banca Italia Fassino e Bersani per raccomandargli di sostenere la fusione tra il Monte dei Paschi e la Banca Nazionale del Lavoro, che poi un anno dopo tentò di scalare l'Unipol. Puntavano alla Banca Nazionale del Lavoro, prima tramite il Monte Paschi, la Banca Rossa di Siena, e poi tramite l'Unipol, l'assicurazione delle cooperative rosse. Che ci vanno a fare Bersani e Fassino dal governatore della Banca d'Italia per caldeggiare una fusione bancaria? E che ci fanno un anno dopo a caldeggiare e a tifare per la scalata a una banca? È questo il compito dei politici? Conquistare banche? O scrivere regole per la finanza e poi lasciare che le autorità terze vigilino sulle operazioni finanziarie, togliendo le mani della politica dalla finanza? Se uno mette le mani rischia di bruciarsele, ed è quello che è successo a Bersani, anche perché Penati fa l'operazione con Gavio raccomandato da Bersani. Gavio chiama Bersani per avere appuntamento con Gavio e vendergli quel 15%, e Bersani chiama Penati mettendolo in contatto con Gavio, organizzando non un incontro pubblico. È giusto che il presidente della provincia incontri un costruttore di cui è consocio per le sue ragioni istituzionali in un'autostrada, lo riceve nel suo ufficio alla provincia, fa un comunicato dicendo: oggi abbiamo ricevuto il cavalier Gavio che ci ha prospettato questa operazione, la posizione della provincia è questa, così si fa nella trasparenza. Invece si sono incontrati Penati e Gavio su appuntamento caldeggiato da Bersani in un albergo di Roma, segretamente, nessuno l'avrebbe mai saputo se non ci fosse questa indagine. E Bersani ci ha detto: beh, ma io conosco Gavio perché ero ministro delle attività produttive. No, nel 2004, quando prende l'appuntamento a Bersani con Gavio, governava Berlusconi. Bersani era un europarlamentare. Perché Gavio si rivolge a Bersani per parlare con Penati, quando potrebbe benissimo prendere appuntamento con la segreteria di Penati, che è presidente della provincia di Milano ed è suo consocio nella Serravalle? Allora vedete che anche Bersani ha delle cose da spiegare, non sul penale, sul rapporto fra politica e affari. È stato cortese, ha risposto a delle nostre domande sul Fatto Quotidiano. Se volete trovate le nostre domande, le sue risposte, ma trovate anche le mie di controrepliche, perché le risposte di Bersani, come già quelle di D'Alema, purtroppo sono molto poco soddisfacenti. Continuare a rispondere "abbiamo le mani pulite, noi siamo diversi dagli altri" e poi fare cose simili ti autorizza a dire che sei diverso dagli altri perché gli altri fanno peggio, ma non che tu non fai cose analoghe, perché purtroppo abbiamo visto che fuori dal penale, ma nel rapporto malato politica e affari, anche Bersani evidentemente ha un concetto strano del ruolo della politica, un concetto assolutamente incompatibile con il libero mercato. Il libero mercato non prevede il soggetto politica, il libero mercato prevede tanti soggetti che
si fanno concorrenza fra di loro e la politica che stabilisce le regole affinché delle autorità terze e indipendenti sorveglino l'attività dei privati. Regole severe, certamente, ma lì si ferma la politica. Non abbiamo una banca, prendiamo la BNL, la facciamo prendere al Monte Paschi, la facciamo prendere all'Unipol, compriamo le azioni, parla con Gavio, ti metto in contatto, ma stiamo scherzando. Ecco perché, purtroppo, dal punto di vista del conflitto di interessi di Tedesco, Vendola, e dal punto di vista del conflitto di interessi di Pronzato e del rapporto malato fra politica e affari dimostrato da Bersani, sia nel caso Serravalle, sia nel caso Unipol, sia nel caso Montepaschi BNL, bisognerà cercare altrove un candidato che possa prendere il posto di Berlusconi. Per andare al posto di Berlusconi non basta avere una faccia diversa da Berlusconi, una statura diversa o un'etichetta diversa sulla fronte, bisogna anche essere diversi. Passate parola.